Sempre più spesso ci troviamo di fronte clienti che pensano di aver sottoscritto delle ottime offerte, quando in verità, andando a vedere nel dettaglio, hanno preso invece una gran bella fregatura. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i settori luce e gas sono così complicati e che non esistono purtroppo delle direttive o delle leggi precise che lo Stato impone alle compagnie luce e gas di far avere ai clienti delle bollette chiare e trasparenti, che i gestori hanno escogitato delle bellissime offerte di marketing molto aggressive, dove sono riportati a caratteri cubitali e sottolineati in grande stile quelli che sono i vantaggi ed i prezzi di quell'offerta. Ma andando poi a vedere nelle scritte piccole, 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 chiamate condizioni tecnico-economiche o anche chiamate condizioni generali di contratto, al suo interno riportano delle voci nascoste che fanno sì che il costo della materia energia, per esempio, passi da 0,078 a 0,38 centesimi al kilowattora. Quindi andando a dare una quota di spesa per la materia energia di circa 5 volte superiore a quella che un normale cliente pensava di avere. Oggigiorno ti parlo di una compagnia di cui non posso fare nomi per evitare delle denunce penali, ma ti farò vedere come all'interno delle condizioni tecnico-economiche sono specificate tutta una serie di voci che si vanno ad aggiungere al prezzo finale che il cliente stava pagando in bolletta, che ha fatto sì che la sua bolletta fosse veramente altissima. Già di questi tempi è dura avere tariffe molto buone e in linea con il mercato. Figuriamoci quando ti imbatti in gestori che lavorano in maniera poco trasparente e molto truffaldina e che vanno quindi poi a proporre dei costi nascosti che sono veramente invisibili per l'uomo medio comune, che nella vita giustamente si occupa di altro e non di andare a studiare contratti luce e gas. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i costi nascosti di questa offerta, te li farò vedere nello specifico per capire sempre di più dove devi guardare prima di sottoscrivere un'offerta luce o gas. Ho già fatto altri video sulle voci nascoste nella bolletta che riguardano la PCV e gli oneri di sbilanciamento. Oggi andiamo a vedere tutta una serie di costi che questa compagnia si è inventata, ma che sono totalmente legittimi perché sono riportati all'interno delle condizioni generali di contratto. E per codice civile, se te sottoscrivi qualcosa con un'azienda privata, l'azienda privata è nel giusto. Al di là che questi costi siano per legge dovuti, non dovuti, hai firmato un'offerta commerciale e l'azienda è nel giusto, è in regola, devi purtroppo pagarli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ecco qui, come ti avevo accennato prima, praticamente ti faccio vedere che cosa c'era all'interno di questa offerta che apparentemente aveva un prezzo fisso per 24 mesi di 0,078 centesimi al kilowattora. Ma al suo interno c'erano tutte queste spese e adesso le andiamo a vedere insieme. Allora, la prima era l'aggiunta di 0,003 centesimi di oneri di sbilanciamento. Su questo abbiamo fatto un video a parte che ti metto qui in evidenza e ti consiglio di vedere. Dopodiché avevano aggiunto una cifra completamente arbitraria, cioè non si sa dove l'hanno presa, l'hanno inventata, l'hanno messa all'interno dell'offerta e hanno aggiunto 0,0095 centesimi al kilowattora di commercializzazione, cioè in più. Anche perché la commercializzazione vendita sarebbe la PCV, va bene? Che sarebbe l'acronimo di prezzo commercializzazione vendita, che è stabilito da ARERA, ma può essere anche di più. Anche sulla PCV abbiamo fatto un video a parte che ti metto qui in evidenza. La commercializzazione era proprio un qualcosa ulteriore oltre agli oneri di sbilanciamento e alla PCV. Oltre alla PCV, che è una quota fissa mensile, avevano aggiunto un'altra quota fissa di 4 euro al mese. Va bene? Quindi guarda quante voci si stanno aggiungendo agli 0,078 centesimi al kilowattora. Inoltre si sono inventati ed hanno aggiunto un corrispettivo perequativo che tra un poco andiamo a vedere che cos'è nel dettaglio,
che rimanda all'articolo 6 delle condizioni generali di fornitura, ma quando andremo a vedere poi all'interno dello stesso non è indicato niente. Ora, che cos'è il corrispettivo perequativo? Allora, il corrispettivo perequativo te lo faccio vedere dal glossario del sito ufficiale di ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Di base, il corrispettivo perequativo si applica solamente nel mercato di maggior tutela, mentre questo cliente era nel mercato libero, è tuttora nel mercato libero. Quindi tecnicamente non potrebbero applicarlo, ma come detto prima, essendo scritto in un accordo privato tra le parti, loro possono addebitare tutto quello che vogliono e sono completamente nel giusto. Il corrispettivo perequativo ha a che vedere con il costo che lo Stato sostiene per l'acquisto dell'energia elettrica e il dispacciamento. Il dispacciamento sarebbe di base la distribuzione dell'energia in tutta la rete nazionale. Anche su questo abbiamo fatto un video a parte che ti metto qui sopra in evidenza. Essendo che questi costi vengono calcolati trimestralmente, alla fine del trimestre ci potrebbero essere dei conguagli positivi o negativi a favore del cliente, a seconda dell'andamento del trimestre, del costo dell'energia e di vari costi sostenuti. Quindi, alla fine ci potrebbe essere un credito per il cliente oppure un aumento, un piccolo debito in più che il cliente deve pagare perché alla fine le previsioni sono diminuite o aumentate. Questo è in poche parole quello che è il prezzo di perequazione energia. Detto questo, quindi hanno aggiunto anche questo costo e dopo andremo a vedere che non riporta a nulla, cioè va in un vicolo cieco. In più c'era un ulteriore costo di corrispettivo di energia verde, sempre all'articolo 6, di ulteriori 0,0059 centesimi al kilowattora. In più, la cosa incredibile era che all'interno c'era scritto che oltre al prezzo fisso c'era anche un corrispettivo variabile, quindi quota variabile, che si adeguava al prezzo unico nazionale. Quindi il cliente pensava di pagare un prezzo fisso, ma in verità circa il 30% della spesa materia energia era a prezzo variabile. Quindi fondamentalmente aveva un prezzo misto tra fisso e variabile più tutte queste aggiunte che ovviamente portavano il prezzo dell'energia, della spesa materia energia ad oltre 0,38 centesimi al kilowattora. Una cosa veramente incredibile. Qui vediamo il dettaglio di quello che ti avevo, diciamo, riassunto sopra, quindi vediamo i corrispettivi di sbilanciamento all'interno della CTE, delle condizioni tecnico-economiche, vediamo i costi di commercializzazione come ti avevo indicato, il corrispettivo PCV e praticamente qua ti facevo vedere che facciamo riferimento al corrispettivo perequativo di quell'articolo 6 condizioni generali di fornitura, ma di base non c'è scritto niente, non è specificato niente, tutto molto all'oscuro. In più qui ti parlavo del fatto che loro applicavano una percentuale di prezzo al PUN, scrivevano solamente che si riservavano di non applicare la quota variabile solamente per i primi mesi di fornitura. Quindi qui praticamente ti ho fatto vedere tutte le spese che c'erano, che sono nascoste fondamentalmente, va bene? Quindi spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia fatto capire come stare molto attenti prima di sottoscrivere una tariffa luce, di come bisogna guardare nel dettaglio le condizioni tecnico-economiche o le condizioni generali di contratto, come si vogliono chiamare. E stare molto attenti a cosa c'è scritto nelle parti molto molto piccole. Se hai necessità di un supporto o vuoi un'offerta chiara e trasparente, ci puoi contattare, noi siamo a completa disposizione, abbiamo oltre 15 fornitori, oppure ti possiamo semplicemente dare un consiglio su una tariffa che hai trovato per capire se è una tariffa veramente valida oppure no. Se ti è piaciuto il video, per favore metti un like. Se tu avessi qualunque altro tipo di domanda su questo soggetto, per favore falla pure nei commenti in questo momento. Ti risponderemo entro 24 ore. Se tu avessi bisogno di altro supporto, ci puoi anche contattare allo 0571 1964 248 o a info@brokerpelenergia.it. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte queste dritte, iscriviti al canale, rimani aggiornato così da avere anche le migliori offerte del momento nel settore luce e gas. Grazie per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo al prossimo video.